Ciao a tutti! Allora, oggi nuovo video e stiamo per andare ai Cigli a comprare alcune cose sia per la scuola per i ragazzi e per Nadia e Maria Chiara e dobbiamo vedere un po' di vestiti, un po' di cose, insomma, ancora fa caldo, ma molte cose sia ai ragazzi che alle bimbe non stanno più. Antonio ha bisogno di alcune maglie, alcuni pantaloni, insomma. Dobbiamo fare un po' di giri sia per la scuola che per vestirci e quindi appunto io sono in macchina, sto aspettando Babbo è al telefono, le bimbe, Daniela, insomma Pipì, Pupù si stanno finendo di preparare e io sono venuta in macchina a mettere lo zaino, il marsupio di Babbo, insomma mi sono avvantaggiata e con la scusa ho detto vabbè inizio un video. E magari faccio un saluto nel frattempo, anche perché se no dopo siamo in tanti in macchina, magari io parlo, gli altri parlano, invece così sono più tranquilla, quindi il tempo della pipì e arriveranno tutti. Anzi, ora quasi quasi faccio una cosa, mi affaccio e guardo un po' quello che fanno. Premessa veloce, come l'altra volta, non so se riusciremo a riprendere all'interno dei Gigli perché se ci sono molte persone direi anche che insomma possiamo evitare e boh non so cosa verrà fuori da questo video quindi boh tutto in evoluzione vediamo un po' quello che viene fuori e via via ci aggiorniamo e adesso vado a vedere a che punto sono perché sennò mi facciamo tardi. Allora, siamo tornati a casa, ci siamo pure Sì, abbinati. dopo la doccia siamo Guardate qua. vestiti e nessuno dei due sapeva l'altro che aveva No! indosso e quando sono sceso giù era rossa come Anche perché io ho preso la maglia nell'armadio mentre lui si stava facendo la doccia e sono scesa dopo aver sistemato le bimbe che si sono messe in a me. Io ho fatto la modalità. doccia, mi sono andato a mettere nella mia stanza con calma, mi sto vestendo e ho preso questa maglia rossa. Io invece ho messo le bambine in modalità relax. Sono sceso giù e ta-da! E niente, quindi sono già a letto, lavate, sistemate. A letto, che stanno facendo a Stavano letto? giocando con il... Ok, sono con i peluche sul Sì, letto, mi sembra giusto. Ok, non e mi ricordo mai come si chiama il nome del si sono peluche. voluti mettere già il pigiamino, visto, no? Già sistemati. Francesco ha già fatto la doccia. Sì, Daniela la sta facendo adesso e basta aspettando Daniela. Basta aspettando Daniela per fare la doccia. Quindi insomma, ci siamo quasi lavati tutti. E vi facciamo vedere al Quanti volo brufoli io ho in faccia? le cose che abbiamo comprato in modo che almeno le sistemiamo. Sì. Anche perché Da cosa partiamo? ho già, cioè, aspetta, sono già a buon punto perché ho già etichettato alcune cose che abbiamo comprato per Maria Chiara e insomma c'è da fare ancora un po', però siamo a buon punto. Iniziamo da quello che abbiamo preso da Panorama. Perfetto. Ok? Allora, ce l'ho già qua. Beh, è tutto pronto qui. Signori, Partiamo da questi? Ok. partiamo dalla cosa un po' più enorme che abbiamo, e cioè abbiamo preso questo. Quanti sono? Sono 20 cornetti al cioccolato. Sì, ma c'è scritto. 20? Questo è 18! questo 18. 18 Ma allora erano pezzi. quell'altro da 20. Ah, ok. Ne abbiamo preso confezione. Come sta scritto qua? Confezione. No. Scorta, confezione famiglia, confezione non me lo ricordo. E li abbiamo presi per, boh, per portarli a scuola. Insomma, ogni tanto si possono portare a scuola. Anche Maria Chiara la deve portare la merenda a scuola, quindi. Poi abbiamo preso questi, che cosa sono? Ah, Sì, falli vedere un non po'. si Ma si vedono perché sono vedono? andati tutti dentro. Qua, Buondì! dai. Eh sì, è tipo Salve! il Sono buondì. Buondì! Buondì al cioccolato! Cioè, sopra è al cacao con gli zuccherini e dentro c'è la Esatto! cioccolata. Per una buona giornata, un bel Buondì al Ma non cioccolato! è Bondi, Sì, se ci chiamano. è Dalco, vabbè, sì, è l'imitazione del, cos'è? Aspetta, era Bondi quello che gli arrivava la roba, l'asteroide, no, che cos'era? Quella la bambina, Voi lo sapete? Se lo sapete, hai scrivetecelo qui capito? sotto nei commenti perché io non me lo ricordo. La pubblicità della bambina, quella che c'è Ma l'asteroide, quella era una pubblicità cattiva. no, quella è veramente cattiva, cos'era Bondi? Bondi Buondì, Motta. buondì, Boh, buondì. vabbè, ditecelo, bla 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 bla. E quindi insomma, se ve lo ricordate, scrivetecelo nei commenti. Poi Poi,
come al solito. Però sono stata più brava a sto giro, anche Daniela mi ha detto, mamma, 99% è troppo. Quindi già hanno capito che si tratta del cacao. No, io no. Del barrette di cioccolato fondente extra cacao. Addirittura mi ha detto, l'85% mamma è troppo amara. E quindi abbiamo fatto 85% per mamma, 78% per mamma e Daniela. E io l'avevo presa anche al 90. E 99. E il babbo invece se l'è presa al latte. Cioè proprio l'opposto. Esatto. Aspetta, i cornetti e questi qui li abbiamo pagati 3,19 euro. 3,29 euro. C'è lo scontrino lì, perché sì? Non lo prendiamo? Aspetta. Allora, scontrino alla mano. Scontrino alla mano e prezzo sono venuti 3,49 sia i cornetti e 3,49 anche le... I bon. Boh, quell'altro, che poi ci dovete ricordare che di che marca sono quelli originali. Ma Bondi erano. Erano Bondi? Sì, solo che erano diversi. Poi? Sono 3-4 tipi di Bondi. Mm. Quello normale al latte, quello così col cioccolato sopra con le praline, le goccioline di zucchero. E poi c'è quello tutto marrone, tutto ricoperto di cioccolato. Ok, prendi la carta igienica. Perché a me andiamo... tutta sta cioccolata, giustamente... Andiamo in ordine, dai, no, cioè vado in ordine con lo scontrino. Sì, 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 sicuramente. Allora, carta igienica comprami. Come al solito, ho visto che c'era scritto comprami, ti prego, comprami, con la faccina che sorrideva, io ho detto, vabbè, compriamola. E lei, giustamente, la faccina da sorridente è diventata una faccina sorridentona. Allora, sono 8 rotoli otto e rotoli. Viene 3,99 euro. Quindi comprami, comprami. Poi babbo ha voluto prendere il Kinder Bueno. Ah, sì. Pacco da 5. 6. Kinder Bueno. Ah, 6. E con babbo vai leggero. Sì. Anche perché mi mangi tu quanti. Ma tanto leggero non vai. No, è voi andate leggeri perché mi mangi voi in senza. Io non ho problemi. Poi mamma che cosa hai preso? 3,89 euro. Alla faccia, vabbè, del Bueno. Abbiamo preso, vabbè, le buste. Ah, poi siccome non gli passava il Kinder Bueno per andare leggero, a ha preso leggero. Pure. Sta arrivando, facci vedere, facci vedere, facci vedere. Duplo. 2,59 euro. Perché infatti prima si mangia il Bueno e poi dopo si mangia il duplo. Sì, poi anche qui non contento ha preso 2, 4, 6, 8 mini, come si chiamano, alla marmellata. Mini croissant d'auli all'albicacca, all'albicocca. Ho letto male! All'albicocca. Ho preso i mini croissant bauli all'albicocca. Ne hai presi, abbiamo detto, 2, 4, 6... Dov'è? 2, 4, 6, 8. 8 all'albicocca e 5 al cioccolato. Allora, eccolo qua. Ne ho presi 5 così, sempre mini croissant bauli, al cioccolato con il 60% di cacao. Perché ho pensato, forse alla mamma potrebbero piacere. Questi sono costati 79 centesimi lunghi il pacco. Poi, sempre per mangiare un po' di schifezze, che giustamente non era abbastanza contento di tutto quello che ha comprato. Sto cercando di far crescere la mia pancia. Mm. Cioè, questa è tutta roba che mangia lui, a parte, ovviamente in un mese intero. A parte forse... No, tranne i mini croissant bauli, perché quelli non li mangio. Quelli... Sono al cacao, a me non piace. Quelli al cacao ci sta... Vabbè, ma... Avevo preso per te, va. Sì, ma tanto se le mangeranno le bambine, no? E poi io ne posso mangiare un sacchettino, non è che sono così amante di questa roba. Comunque, giusto per incentivare un pochino di più la panza, che poi è alcolico, a me non piace... Ha preso questo che è costato 0,89. Facciamoglielo vedere. Vedere. Ma cos'ha dentro? Nocciola? Ah, la nocciola? Sì, la nocciola. Però sono alcolici sti cosi. E io per questo l'ho preso, perché così mi ubriaco di colazione. Sì, poi continuiamo sempre con le schifezze, una spesa di schifezze, a parte la carta igienica, che comunque ci sta bene, insieme.
ha preso queste cose, le compra lui, le Haribo, quelle lì. Sicuramente a qualcuno faranno un po' arrabbiare, perché guardate quale ha preso babbo, quelle tutte le quale hai preso, sì. A me fanno senso queste cose. 0,99. Sì, 0,99. Aspetta, c'è da fare lo sconto del 10 per, del, di 10 centesimi, quindi 0,89. Ah, pensavo chissà quanti centesimi. Poi? Poi ci sono. Giusto, continuiamo un altro pochino. E vedi la mia faccia soddisfatta. I, come si chiamano lì, che io sono allergica perché c'hanno gli arachidi. M&M's. 2,39 euro. Ah, sì, sono quelle con le arachidi. Certo. Io sono allergica. Solo quindi queste c'erano, quelle senza no. Fai prima a comprare i Smarties, che sono la stessa cosa. Vabbè, tanto non ne vado pazza lo stesso. Ci sono le arachidi, queste specialmente ne posso mangiare, ma 2,39 euro. Non lo sapevo, se sapevo che costavano queste sei non le prendevo. Poi, continuiamo. Questo? Fruitella. Questa è la magia più bella. Questi un qui euro, non l'ho mai visti, l'ho presi adesso apposta per provarli. 1,19 euro e hanno lo sconto di 0,18 centesimi, si sono lasciati andare. Perché già... Quindi vengono 1 euro e un centesimo. Cos'era? 1,19 euro con 18 sì. centesimi resti? Di sconto. 1 euro e un centesimo. 1 euro e un centesimo. Poi e si sono arrabbiati perché noi non stavamo dando quel centesimo. Ma dai, il centesimo! Vai a prendere lo Scottex. Poi abbiamo trovato lo Scottex, quello che prendiamo all'S lunga per... Stavo facendo un macello, stavo cadendo in mezzo alle sedie. Per fare, insomma, i tovaglioli. Sono tovaglioli fatti a rotolo, insomma. Eccoli qua, fior di carta. 1,19 euro. Tovaglioli in rotolo, 400 pezzi, 20x20, bufera. Che cos'è questo? Ah, tavoletta al latte, la cioccolata al latte veniva 0,79 quella... Per chi non ci crede, due. Due pacchi da due. Poi... Eccolo qua. Dicevamo, il quaderno ad anelli a qualcuno servirà. L'ho preso, insomma, c'era il rosso, ci manca. Cos'è il rosso? Ah, anche il quaderno è intonato. Guarda un po'. Ora ci ho pensato. Non è molto difficile da vedere, guardate, è tutto un pezzo rosso. 3,99 euro. Anche perché, insomma, Daniela li ha un po' sciupati, Eva ne ha un po' sciupati. Quindi, boh, l'abbiamo preso uno, non si sa. Ma dimmi cosa devo prendere più. Poi abbiamo preso i pacchi dei quaderni per Maria Chiara. Questo. Allora. Questi sono costati 1,89 euro al... Aspetta. Ah, ma sono due. Sì, io... sono due. Al pacco. Dentro ce ne sono 5 e le abbiamo prese a quadretti, servono a quadretti per Maria Chiara, ne vogliono... Sono praticamente tanti disegni diversi sul rei. Ne vogliono 10, mi sembra. 10 confezioni, cioè 10 quaderni. Poi c'era un'offerta, queste, tieni Babbo. Le gocciole. Signori, queste da un chilo. Da un chilo, infatti c'è scritto sì, un chilo. 2,99 euro. Se pensate che all'Eurospin costano intorno ai 2,50 euro, grosso modo. Sono 750 grammi. 50, sì. E non sono quelle originali. No. E comunque sono molto buone, sì. Però. Poi c'era l'offerta sulle Dash Pod. Me le fai andare a prendere? Sì. Senza cadere, così. E non ci riuscirò mai a stare. Che stanno facendo un profumo. Dash Pod. Mamma. Quanti ne erano? Allora, ne ho presi due pacchi. Ogni pacco ne contiene 70 e costavano 13,99 euro al pacco. Sono grosso modo 10 centesimi? Non lo so, ma costavano pochissimo, sì, al Pods. 19 centesimi. Comunque grosso modo sono 19 centesimi. Come si chiama? A pidipotisi. Sì. Poi Daniela. Cosa ha preso Daniela? Ha voluto prendere la Nivea. Quelli che poi mi ha detto: Babuccio, me li prendi che costano solo 5 euro? E io ho detto: 7 li devo prendere. Tu mi devi fare un favore a me. Aspetta. E qual è? Prendere le cose pesanti al posto mio. No, non è vero. Comunque sì, gliel'ha chiesto: posso prenderli? Questi due. Comunque allora, questa
Questa l'avevo in mano io, dove sei? Posto di... Facciamo a gara chi va è per prima. È costata... soft, 2,19 euro. Eccola lì. Infatti è una bella soft. Crema idratante, rinfrescante, corpo, viso... Ah, perché quella che abbiamo... insomma, basta, va tolta, è scaduta secondo me. Poi, questo crema è uno scrub. Questo invece è uno scrub per il viso. Scrubby Bugger. 3,49 euro. Yes, vediamo se si legge meglio. Sì. C'è scritto... Che c'è scritto? Clean... Deeper Gel Scrub quotidiano combatte e previene le imperfezioni, leviga la pelle e antibatterico senza microplastiche. Il babbo a quest'ora non riesce a leggere bene. 3,99 euro. Album con un saluto a Fabriano che ci sta seguendo da lontano. 20 fogli lisci. Hanno bianchi semplici per esatto. Disegnare, ce l'hanno gli estri maestri. Basta, da Panorama abbiamo speso 91,13 euro, la maggior parte in schifezze. Ha speso, vedete, non mi sto sottolineiamo lamentando. Perché non si sta lamentando, come vedete, a differenza del solito che rompe perché io spendo troppi soldi, cioè, quindi ha speso 91,43 euro. Prego. Poi. Aspettatemi che sto arrivando, mi raccomando. Siamo passati in cartoleria a ritirare i libri di Maria Chiara. E nel frattempo, mentre stava aspettando sì? Che prendessero tutti i libri, ha guardato in no. Giro e ha detto, ma questo com'è aspetta, bello? Voglio vedere una cosa. Ah, sono quelli che si strappano, ma ci penseranno le maestre. Ma questo com'è bello? Perché non lo portiamo a casa e lo mettiamo nel carrello? Abbiamo preso il... come si chiama questo? È l'album con i fogli colorati, con i cartoncini colorati. Album con cartoncini. Cordoncini. Perché sono piccoli e corti, questi sono cordoncini. Ce l'hanno chiesto le maestre. Nella lista. Nella lista, insomma, delle cosine da portare in esatto. Classe. Poi ci hanno chiesto un quadernino piccolo per gli avvisi che ancora devo etichettare. A proposito. Io passo etichettiamo. Etichettiamo. Comunque un quadernino a quadretti semplice per poter scrivere gli avvisi, lo useranno al posto del diario, non so perché non usano più il diario. Eccomi. Poi che cosa è successo? Ci siamo girati, abbiamo visto una pacchettata di libri enorme, guardate qua quanti libri sono. E abbiamo preso... E abbiamo deciso che questi libri qui, infatti c'è scritto qua, appena ho visto, che bello è! Questo librone qui. Comunque abbiamo ritirato i libri di Maria Chiara, già fatti fare, insomma, già fatti mettere le copertine, hanno il macchinario, almeno non ci stiamo a sfiacchire, insomma, per mettere le copertine, tanto non ci riesce, si fa un casino, incolla, ritaglia, loro con un euro, insomma, mettono le copertine col macchinario. Poi abbiamo preso i due grembiuli, vale a prendere, sì. Papo? Due grembiulini, Maria Chiara era felicissima. Allora. Di provarli, aspetta. Non è che si vedono molto bene così. Aspetta, papà, si vedono. Ah. Li ho presi tutte e due della Siggi. Uno ha il cagnolino è con il volpe. Collettino. È una volpe? Non lo so. Cos'è? No, è un cane, una volpe. No, è un cane, un cane. Boh, non lo so. Io l'ho vista da solo. Guardate che bellino con il collettino così semplice. Poi se mamma si gira vede aspetta, anche quest'altro aspetta. Qua. C'ha le due taschine, i bottoncini, insomma, questo è il grembiulino. E poi questo al colletto diverso. E questo invece c'ha questo... C'ha il cappellino, cappellino mi sembra. È un cappellino, sì, sì. Non vedevo bene nella con telecamera. I fiorellini. E poi c'ha il collettino tutto fatto di pizzo. Aspetta, avvicinati. Sì, eccolo qua. Vedo, è bello il colletto fatto così che a Maria Chiara gli è piaciuto tanto. Poi è uguale praticamente, lo stesso. Anche questa è della Sigi. Hanno entrambi le maniche con il... Abbiamo preso 6 anni, anche se poteva andare la misura sopra. Però Maria Chiara, insomma, per il fatto del Covid, con tutto che ha il sostegno e tutto quanto, però non so quanto le maestre la potranno usare, l'altro era eccessivamente lungo. La signora mi voleva dare l'altro di grembiule perché era un po' più comodo, insomma, lo poteva sfruttare di più, però preferisco di comprarglielo e non farlo avvilire quando deve andare in bagno. Se la maestra non l'aiuta, insomma, la vedo in difficoltà. Esatto. Non è precisissimo, eh.
diciamo un pochino più grande, l'altro era un po' più comodo, però va bene così, insomma, più volentieri lo ricompriamo, tanto si sciupano, si macchiano, va bene così. Poi in cartoleria abbiamo comprato i Pop-It, ne ho presi due, una di una Marie Chiara, più che altro era mirata a Marie Chiara perché scarica molto la tensione con questi giochini qua. Forse tempo fa vi avevo fatto vedere un altro giochino che lei usa, o forse l'avevo fatto vedere su Serpentino. Instagram, è il serpentello, che non so nemmeno che fine ha fatto, però lei lo usa appunto No, già nei per, giochi, l'ho visto sì, in per questi giorni. scaricare la tensione, fa forme, fa, magari la prossima volta ve lo faccio vedere. E, ah, e poi ho preso delle mascherine, babbo, vai a Dove prenderle. abbiamo messo le mascherine? Poi, a parte insomma i Pop-It, giusto, eravamo rimasti Pop-It, come si chiamano? Noi Boh. li chiamiamo papi. Comunque, abbiamo preso anche queste. Marie Mascherine. Chiara l'ha viste, mamma, mi piacciono. Secondo me sono un po' grandi. Mi sa che, boh, le daremo a Eva Non lo so. queste. Però vabbè, erano carine, costavano non so, poco e boh, le abbiamo prese. Tanto mascherine, purtroppo, servono. Tra l'altro, Marie Chiara, ora queste secondo me sono veramente grandi, però Marie Chiara deve cambiare due al giorno quando farà tempo pieno. Eh sì. E quindi vanno via come il pane. Poi, quando stavamo andando in macchina, eravamo lì a caricare, insomma, tutti i Ah sì, bambini, è vero. cose, abbiamo incontrato una ragazza che ci segue su YouTube. Ci siamo fatti anche una foto insieme, tra l'altro devo anche postarla su Instagram. Una ragazza che si chiama Chiara, che ora qua su YouTube non so come si chiama, comunque ci ha detto che guarda Ce i l'ha video. detto, ma non ce lo ricordiamo. E quindi sì, me l'ha anche detto forse su YouTube come si chiama, però non me lo ricordo, anche perché era un momento un po' particolare, stavamo caricando i Era bimbi tutta in una confusione. macchina, sì, carrelli e roba, e quindi vabbè, ciao Chiara, ci ha fatto piacere, ci ha salutato, si vergognava un po', però vabbè, alla Lei, fine ci siamo perché fatti due per noi chiacchiere. era una cosa nuova, non ci è mai capitato, e No, quindi davvero è stata. era un po' un'emozione particolare per tutti e due, perché noi non siamo abituati a certe cose, lei non era abituata a incontrarci, e quindi siamo Sì, lì. ci ha fatto un po' strano, mi dispiace, Stavamo tutte e due sul. abbiamo dedicato poco tempo perché appunto eravamo in una situazione dove dovevamo scappare via, però Però insomma ci ha la fatto prossima volta, piacere. quando vai a Gigli, avvisaci, così veniamo anche noi. E magari ci incontriamo con più calma. Allora, poi questo ve lo facciamo vedere, ma l'avevamo già preso qualche tempo fa, perché Maria Chiara può usare determinati zaini e tra l'altro non può neanche tenerlo tanto sulla schiena, ma glielo dobbiamo portare noi, Sì, in pratica l'insegnante, abbiamo dovuto prenderne uno che abbia che si è imbottito. l'imbottitura dietro nella Sì, schiena. perché lei ha la schiena inarcata e quindi deve riempire, diciamo, il Esatto, vuoto. e deve essere chiuso con una clip Sì, e qui deve essere regolabile in in alto, per altezza. poterlo mettere più aderente possibile alla schiena, anche se non è facile perché Marichiara avendo la schiena E non è inarcata. stato facile trovarlo proprio delle LOL come piaceva Sì, a lei. però insomma ci siamo riusciti. L'abbiamo trovato a Mondo. Sì, 29,90. ma l'abbiamo presa a Mondo Risparmio. Non so se c'è solamente qua in Toscana o. Non lo Boh. sappiamo, ma noi qui ce l'abbiamo e ne abbiamo Comunque, approfittato. ci hanno vietato, la fisioterapista ci ha totalmente vietato Il il trolley perché non trolley. va bene per lei Sì, no, e gli no, non ha. va bene proprio in generale per la schiena dei bambini. Di conseguenza per lei è ancora Sì, per peggio. lei ancora di più, quindi questo lo dobbiamo portare noi, poco poco lo porterà lei giusto proprio per farla contenta, con meno cose possibili. E appunto abbiamo pagato, detto 29, 29,90. ok, 29,90. Poi nel giro di oggi dei nostri acquisti abbiamo preso da Mondo Risparmio anche questi, perché siamo Cioè, praticamente. dobbiamo fare la battaglia contro No, non le l'abbiamo preso per le vespe. vespe, l'abbiamo preso perché questi hanno, guardate, gli spray, gli spruzzini quelli doppi, e praticamente noi sulla sedia quella del computer che c'ha le rotelle sotto ci mettiamo con questi dietro, spruzziamo e andiamo in avanti, facciamo la Sì, spinta. vabbè, comunque, come vi avevamo già detto, siamo pieni di vespe. Abbiamo l'albero pieno di vespe, i cassonetti fuori casa pieni di vespe, la soffitta piena di vespe. Siamo pieni e quindi abbiamo fatto. Infatti abbiamo pensato che il nostro figlio, il prossimo, si chiamerà Vespasiano. E quindi insomma ci siamo dovuti organizzare. Sì, qui ho già tolto un pacchettino per Maria Chiara.
Abbiamo preso dei fazzoletti. Abbiamo preso dei fazzolettini versione sì, pocket. Fazzoletti pocket. Sì, perché piccolino per praticamente Maria stiamo già sistemando lo zainetto per andare. Sì, Maria Chiara, Nadia, insomma, anche Eva. È una confezione da 2, 4, 6, 8, 10. Confezione da 10. Però adesso sono 9 perché uno non c'è. Comunque, adesso che la mamma è salita sopra perché le bambine l'hanno chiamata, vi faccio vedere le altre cose che abbiamo preso. Allora, ci sono questi tipi di mascherine qui. Che ne abbiamo presi due pacchi, sono fatti per bambini, ma per bambini un po' più piccini, perché quelli abbiamo già preso, erano per bambini un po' più grandi. Poi abbiamo preso anche queste, che avevano i soliti disegnini che piacevano alle bambine, infatti dietro, fatta apposta per loro. Dopodiché ho preso alla mamma un tappetino per il mouse col cagnolino, perché piaceva a lei, ha detto prendiamolo un disegnino che è più bellino, anziché tutto colora, sempre il solito colore nero, allora abbiamo preso questo. Poi abbiamo preso queste lampade con attacco E27, cioè l'attacco a filettatura larga, perché nel bagno dei ragazzi e per le scale si sono fulminate, quindi ne ho prese due, una da 1400 lumen e un'altra da 1020 lumen. Poi ho preso altre lampade, perché giustamente a casa nostra dobbiamo stare pieni di luci. Ne ho prese tre dello stesso tipo, che sono da 560 lumen, però con la filettatura E14, quella piccola. Perché nello specchio del bagno dei ragazzi praticamente hanno delle luci gialle e le ragazze praticamente non riescono a truccarsi per bene, perché si vedono tutte colorate diverse, quindi con questa luce qui che è luce bianca hanno meno difficoltà. Poi ho preso per ultimo abbiamo preso le etichette. Queste etichette qui sono, quante ne erano di etichette dentro? Non c'è scritto 100, sono 100 ed è tornata la mamma, signori. Adesso insieme a lei vi faremo vedere risparmio casa. Yes. Ovvero, cosa abbiamo comprato a risparmio casa? No, è tutto a risparmio casa. Comunque, per 8,80€ abbiamo preso l'astuccio per Maria Chiara a tre scomparti. All'interno ci sono matite, pennarelli, insomma, il classico astuccio dei tre scomparti con le cose da bambini. Esatto. Per 8,80€. Poi abbiamo preso questi che venivano 99 centesimi. Non lo so, mamma. Mi sembra 90 o 99 centesimi. Abbiamo preso due quaderni. Non so se si riesce a vedere, sono di prima. Sì, sì, si vedono. Okay, a sì. Righe, sono tutte e due. Tutte e due uguali. Quindi anche se la apri, potete aprirlo lo stesso. Sì, a righe. E in copertina abbiamo preso le LOL. Poi abbiamo preso una serie di copertine per i libri, questi sono dei quaderni. E i quaderni? Ah, questi sono per i quaderni. No, i libri sono già sistemati dalla cartella. Praticamente l'abbiamo dovuto prendere come ci ha chiesto la scuola: rosso, giallo, blu, rosa, nero, blu. Se che sono i Power Rangers. Comunque, dato che Nadia oggi sta rimanendo un po' particolarmente dispiaciuta, perché abbiamo preso più cose per Maria Chiara, perché giustamente iniziando la prima elementare, mentre lei ha ancora il terzo anno d'asilo, abbiamo dovuto comprare un sacco. No, o comunque ancora noi per l'asilo non ci hanno chiesto niente in realtà. E comunque anche se ci chiedono qualcosa si tende a comprare tutto in gruppo, quindi non si esce per andare a comprare qualcosa. E allora, dato che poi appunto mentre Maria Chiara farà i compiti, lei sicuramente farà i compiti anche lei, come dice lei, e abbiamo preso due quaderni, sempre anche questi, un 90-99 centesimi. Però con i quadretti da un centimetro. Sì, con i quadretti, eccoli qua, grandi. Ah, come avevamo preso anche i quaderni di prima e vi abbiamo fatto vedere. Sì. Erano sempre con il quadretto da un centimetro. E anche questi, insomma, a Nadia piace più Elsa, a Maria Chiara piacciono più le LOL, e quindi per farla contenta abbiamo maneggiato un po'. Sì. Dopodiché finisce argomento suo, perché poi la roba sì. Aspetta, prima faccio vedere la risma, almeno poi ti fai tutti i tuoi discorsi delle tue cose elettroniche. Abbiamo preso anche una risma per 3,49€, mi sembra.
Una risma da... di foglia 4 da 50 mi sembra che erano. No, che 50? 500, mi fanno essere 50. 500, anche questi ce l'ha chiesti la scuola. Esatto. Qua c'è un altro pezzo tuo. Sì, sì, ecco qua. Dopodiché ho preso alcune cose per sistemare i computer casomai servissero per la DAD, e cioè un hub di porte USB per il computer per attaccarci mouse, tastiere, webcam e altre cose, memory card, un mouse perché Eva mi sembra che è sprovvista di mouse, quindi io l'ho preso. Non lo so, perché sei tu che ci pensi a queste cose. E il computer di Eva, quello che poi ho creato io, non aveva la webcam e io l'ho presa. Una webcam. Noi speriamo. Speriamo, mettiamo, incrociamo le dita tutti insieme che non ci sia più nessun altro lockdown e nessun'altra DAD. Però nel caso ci dovesse essere, abbiamo anche l'attrezzatura giusta per poter fare tutti quanti la DAD. Siamo in 7 DAD sotto un tetto. Sì, ma per davvero. L'unico che non farà la DAD sono io, perché non posso guidare l'autobus da lontano. A distanza, no. Adesso è arrivato il momento della parte più interessante del video, e cioè il saluto di Antonio. Così tutte voi potrete adesso di nuovo strapparvi tutti i peli dal petto e fare: ah, che emozione, Antonio! Quindi signore, se volete strapparvi sempre i peli dal petto per i miei saluti, dovete fare una cosa importante. Qui sotto c'è un pulsante, c'è scritto iscriviti al canale. Voi vi iscrivete e potrete tutte le volte che volete strapparvi i peli dal petto per la nostra gioia e per la vostra. Dopodiché, se questo video vi è piaciuto, dovete fare una cosa bellissima, vero mamma? Che devono fare? Non ti stavo seguendo. Ridere con molto piacere. Non ti stavo seguendo. La mamma non ti stava facendo i fatti su. No, perché... stavo pensando a come strapparci anche le peli dal petto. Ci sono i gruppi di WhatsApp. Non so se ogni tanto sentite hanno iniziato già con i gruppi. È un continuo, quindi da Eva, Francesco, a Daniela, Maria Chiara, quello dell'asilo, quello delle elementari che già ci hanno aggiunto. Quindi non si capisce più niente. Allora mi di conseguenza, siccome la mamma si è distratta. Dove è arrivata? Come dove era arrivato? A casa con tutti quanti voi siamo stati. Dai, dove è arrivato? Era arrivato a dire a tutti che chi ha avuto il piacere di vedere questo video ed è stato contento. Ah, devi mettere mi piace. Bravissimo. E non ti stavo ascoltando. Per poi seguire tutti i nostri nuovi video che usciranno forse in questi giorni, non lo sappiamo, dipende pure la mamma che impegna. Dovete fare una cosa importantissima: dovete attivare la nostra fantasmagorica e acquistante campanellina e fare bim. Vero mamma? Mm-hmm. Che c'è rimasto? Instagram. Ecco, già l'hai detto. Se volete ci potete seguire anche su Instagram. E lì faremo vedere tutte le volte la mamma come sta a scrivere su WhatsApp delle scuole. Instagram più perché che altro. Perché con 5 ragazzi a casa sono 5 gruppi WhatsApp che non finiremo mai. No, non sono 5, basta. I primi. Poi c'è tutto il contorno. Comunque, dicevo, su Instagram ci parliamo più che altro dalla lavanderia, dalla mattina alle 5 e mezzo fino alla sera, perché ormai tappa fissa la lavanderia, almeno anche solamente per un saluto siamo in lavanderia. Comunque adesso chiudiamo il video, basta, perché sennò viene troppo lungo. Lungo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti belli.